Buongiorno. Parti! Cos'è successo? Scarica cosa? No! Ragazzi, ciao, salve, benvenuti. Siamo su Xenoblade Chronicles 2. Porca vacca, sì. Ho fatto le course, cioè, tipo ieri mi sono ricordato che comunque dovevo prenotarlo io sto gioco, dovevo andarlo a prendere. Sono andato a sentire il GameStop e mi ha detto che praticamente se lo prenotavo ieri riuscivo a farmelo avere oggi. Quindi ho detto subito, cacchio, sì. Così gli ho chiesto di prenotarlo e mi fa, e poi domani alle 9 apriamo, alle 9 sono lì, vai tranquillo. E siamo su sto cacchio di gioco, mamma mia. Raga, voi non sapete niente. Niente, non so, cioè io penso di aspettarlo da quando ho finito Xenoblade Chronicles, anche se non è mai stato annunciato. E poi quando l'hanno annunciato, vabbè, lì era finita ormai. Tra l'altro, il pianoforte, signori, il pianoforte. Mamma mia, quanto mi mancava. In Xenoblade Chronicles c'era tipo, prevaleva la chitarra elettrica, mi sa comunque, quei suoni molto, molto elettrici. Qua invece, nuova partita non mi interessa, impostazioni non le ho scelte neanche, non lo so, va bene comunque. No, in realtà no, voglio provare a vedere se c'è la lingua giapponese qua. Perché maledizione nell'altro non c'era, nell'X non c'era il supporto della lingua giapponese. E qua non mi dice niente, vero? Tra l'altro, cioè, vabbè. Che poi mi ha detto il tipo di GameStop che la Nintendo adesso praticamente sta cercando di vendere le copie digitali. Quindi, tipo, da scaricare direttamente dalla Switch. Però io preferisco, cioè, voglio ammettere. Dai. Ma di cosa si... Senti anche la musica. Mamma mia, aiuto. Io muoio. Io non arrivo alla fine della parte, mi sa. Non vedo l'ora. Cioè, tremavo. Stavo tornando a casa, tremavo. Fa tutto, vero? Mi fare scherzi, eh? Mi fare scherzi. Ok. Abbiamo quindi praticamente il mare di nuvole di cui si parla. Questa è l'armatura? Ah no, è il tizio! Ho capito allora. Ok. Cioè lui che praticamente è dentro sto mare. Mare di nuvole proprio. Che è come. Letteralmente. È tipo su un isolotto lui. Spettacolo. E le musiche, ragazzi, le musiche di Xenoblade. Mi dispiace. Monolith Soft. Spero in te. Credo in te. Che praticamente lui cosa fa? Lui recupera qualcosa dal mare di nuvole. Madonna, aiuto. No, davvero, non so come. E pensare che qualche anno fa non l'avrei mai proprio cagato io Xenoblade. Proprio zero. È assurdo come una cosa possa cambiare così radicalmente. Opla. No, l'inglese! No! The moon was off by 150 peds to the east. That's not gonna fly. And what about the treasure, Rex? Chi parla? Is it in line with your expectations? Ok, Rex è il It seemed pretty protagonista. solid. Didn't even have to reinforce it too much. Even with the labor costs, we should be able to turn a decent profit. Honestly, it takes you 2 days to run the structural analysis. Ma If che somehow you could cacchio? gauge the profits in an instant. Oh mio Dio. Don't go raining on my parade, Gramps. You Ah, non know è I do the un'isola. salvaging Ah. trade for the cash. And
little business sense goes a long way. Ok, lui recupera tesori per venderli, vivere. Sentila anche la schitarrata iniziale di Xenoblade. Ok. Non netto. Ma sarà un termine così. Ok, allora andiamo già subito. Io vi dico, io sto giocando con tutto il malloppo. Fammi vedere, ora di guadagnarsi il pranzo. Rex deve estrarre l'arma per iniziare a combattere. Ma si spera di sì. Premia quando aggancia un nemico per far sì che Rex estragga la sua arma. Ok, come faccio ad agganciarlo? Premi R. Io ragazzi, R, oh mio Dio, ma è qui sopra. R non l'ho mai usato io. L'icona del bersaglio appare sopra il nemico a cui stai puntando. Ok, gran coreale. Ah, io sono quello là. Va bene. Puoi rinfoderare l'arma con B. Ok, mentre tieni premuto R. Per forza? Devo tenere premuto R? Se estrai l'arma e ti avvicina al nemico che è agganciato, eseguirai un autoattacco. Cioè il personaggio toccherà automaticamente. Estrai l'arma, è ora di mangiare. Ok. E fa da solo? Dovrebbe far da solo, teoricamente. Gli autoattacchi vengono eseguiti in serie da 3. La potenza degli attacchi è aumentata ogni colpo. Ma non ho capito, devo star fermo? Ok, il terzo dovrebbe far più danni. Tipo tiro d'ancora. Pozioni PV. Dove ho usato una tecnica, dovrei attendere che l'indicatore di carica si riempie di nuovo prima di poterla riutilizzare. L'indicatore di carica si riempie eseguendo degli autoattacchi contro i nemici. Ah, ho capito. Prova a premere X per scatenare la tecnica tiro d'ancora di Rex. Ok. Il nemico ha lasciato cadere qualcosa. Si tratta di un oggetto chiamato pozione PV. Ok. Ripristinerà alcuni dei suoi PV. Alcune tecniche come tiro d'ancora inducono sempre il nemico a lasciare cadere. Ok, allora ho capito. Praticamente gli ruba l'oggetto. Prima di usare tecniche, pensa al loro effetto. Alcune conviene scatenare all'inizio del combattimento, mentre altre sono più utili quando i PV sono bassi. Quindi ho già praticamente usato le... Là sotto sto cliccando a destra. Vabbè. Oh, monete! È il granchio è sparito però, che se mai è. Sì, no, comunque non ho capito l'autoattacco, ma... O se devo tenere premuto R. Vabbè. Ah, laggiù. This is the world we call home. Okay. Alrest. Story goes that when the world was young, everyone in Alrest lived on the tree, together with our divine father. L'architetto. According to the tales, it was a bountiful land. Una florida terra dove gli abitanti potevano controllare i cieli stessi. Okay. Ah, Elysium. Elysium è... l'ho già sentito di sto gioco. Nobody knows why. Perhaps we angered our creator. Or perhaps it was something else entirely. All we know is we were forced to leave Elysium to live here in Alrest. Ok, quindi praticamente è Elysium che è là sopra. But when it seemed like we would surely die out, the architect took pity on us, sending his servants, the Titans, to save us. I titani. Quindi quello è un titano. Settled on the Titans, and we've lived in harmony with them ever since. Ok, vabbè, titano, sì, non è così tanto grosso, però. Beginning to die out. Ah. Poteva farli immortali, sti titani? Però sentili, poveraccio, è morto. No, raga, no, no, non me lo fate morire, vi prego. Non mi ci fate affezionare che poi me lo ammazzate, eh. Non ci dovete provare. Che io lo so già. Perché Xenoblade è capace di fare ste cose. Non è caldo, scusa. Orca vacca. Oh, senti la musica che è forte. Ma cos'è, tipo una balena?
deve avere qualche collegamento comunque con Xenoblade 1. Anche perché sennò non si sarebbe chiamato Xenoblade Chronicles 2, scusa. If anyone was living there. It seems not. And if there had been, they would have all left by now. Makes sense. Hey, Gramps. Do you think Fonset village will be gone too one day? E chi è sto Fonset? Quello lì che è appena sbucato dalle nuvole? That's how it goes with us Titans. There's no way. Ho capito, però non me lo fate morire durante il gioco, neanche dopo alla fine. Cioè, mi fate finire il gioco con lui e poi lo ammazzate, fate quello che volete, ma non me lo fate vedere. Non fatemelo nemmeno sapere. Tenetevelo per voi. Mi sembra tipo l'antenato dei... Cioè, i suoi antenati erano di Telesia. Sembra, un discendente di Telesia comunque. Anche se parla, quindi Telesia non parlavano. C'ha proprio anche la faccia da vecchio, dai, ma è troppo bello. Even folks in Fonset. Gli abitanti di Fonset? Fonset, ah, ok, è l'altro, ho capito, sì. Cioè, gli abitanti di Fonset, nel senso che quelli che abitano Fonset, che dovrebbe essere a quanto pare un titano. Oh mio Dio, ma è bellissimo. È bellissimo. Ok, probabilmente penso che andremo là. Voglio capire più che altro dove si svolge il gioco, perché non ho capito se stiamo qua, non credo, perché comunque è un'isolotta, non è che... Non è che puoi far molto. Dove è finito il proposito di andare a far soldi, scusa? Don't play the lazy old man with me. Non fare il vecchio stagno, ma poveraccio, ma guarda che carino che è. C'ha proprio quelle labbra da... Ah, sì. Mi ricordo ai tuoi tempi. Vorrei carezzarlo se non fosse di roccia. È un videogioco. Quelli purtroppo sono altri discorsi che non si possono fare. Però, no, comunque, quella balena a me sembra questa qua del... della copertina del gioco comunque. Quindi in un qualche modo c'entra. Non ho capito se poi alla fine è Fonset. Anche perché comunque quella è grossa. Non è lui. Uè. We can leave that until I'm done negotiating. Shouldn't be too long. Well, mooring is 15 gold per half day. I'll have your gold after yourself. Ho capito. Hey, hold on. You know I can't do credit. Ho capito. Cioè, più che altro non riuscivo a... non avevo ancora connesso la situazione, ecco. Come per dire, paga te. Non c'ho il portafoglio. No, non avevo capito bene la situazione di sta roba. Praticamente loro sono stati cacciati da sopra, teoricamente. Solo che non potendo vivere di sotto, perché comunque è un mare, quindi o nuotano fisso o comunque muoiono dopo un po', gli hanno dato questi titani per viverci sopra. Ok. Sembra che la tua avventura stia per iniziare. E sappi che io ti offrirò sempre una spiegazione puntuale ogni volta che incontrerai una nuova funzionalità. Grazie, ma basta una volta, eh. Quando chiuderai questo tutorial, quello sullo schermo vedrai l'indicazione porto d'attracco. Ciò ti fa capire che hai scoperto un punto di riferimento. Una volta scoperto un punto di riferimento, puoi tornarci immediatamente e in qualsiasi momento con un viaggio rapido. Ottimo, il teletrasporto, grazie. Almeno. Se subisci una sconfitta in battaglia, tornerai all'ultimo. Là c'è un Nopon.
Ma già ci sono i nopoli in giro. Tornare all'ultimo punto di riferimento che hai visitato. Alrest vanta di una grande varietà di punti di riferimento, quindi scoprirne il più possibile ti sarà sicuramente d'aiuto nella tua avventura. Aspetta, ma Alrest, quindi non è il tipo. Com'è che si chiamava? Oddio, non mi ricordo già più. Il nostro titano lì. Com'è che si chiama? Ah, mi posso muovere come voglio, ok. In caso di trovarsi in difficoltà con i comandi di base, premi la pulsantiera per consultare una breve spiegazione dello schermo. Ok. Combattimento visuale campo. Va bene. Porto l'attracco. Ottimo. Fatemi già vedere. Posso saltare. Posso. Non posso tirare fuori la spada. Ho cliccato qualcosa. Ah, la mappa, ok. Con X. Sì. Con X. Va bene. Quindi abbiamo già un qualcosa. Questa chi è? Questa è Nopon. Salve Rex, bello vedere. Madonna, l'italiano dei Nopon. Incredibile. Per Iperia ammazza tempo guardando navi passare finché tutte cose non caricate a bordo. Brava per Iperi. Scusa, un po' da fare ora, ma l'hai chiamata te. Non vada, va bene, bla bla bla. Va bene, ok. Allora, cosa devo fare? Ah no, aspetta, ma io sopra c'ho un coso. Sopra c'è un indicatore che però non riesco a vedere. Perché non riesco a vederlo? E vorrei parlarti di alcune cose che forse troverai utili. Cominciamo con l'interfaccia di base. No, voi forse sopra lo vedete, ecco, la bussola. Perché io la vedo la bussola, però non vedo il numerino sopra. Me lo taglia il televisore, probabilmente. O cambio la cosa, come si chiama? L'interfaccia qua, non lo so, lo schermo. Perché mi taglia il numerino sopra, vabbè. Vedi quella cosa che punta la freccia? La bussola, ok. L'icona della bussola indica la direzione nella quale Rex deve dirigersi. Ok. I numeri sopra indicano invece la distanza. Ok, infatti immaginavo, però io non riesco a vederli. Se la distinzione si trova in un punto più alto rispetto alla posizione, vedrai una piccola freccia sopra l'icona. In che senso? Se si trova all'altitudine inferiore, la freccia sarà sotto. Ok. Cosa c'è di qua? Informazioni ambientali verso cui sta puntando la freccia. Ah, capito. Praticamente deve andare in mezzo quella roba della bussola. Quindi io dovrei andare lì. Grazie a essere sarei sempre al corrente di ciò che ti circonda, come il meteo, l'ora del giorno e così via. Ah, quella lì, ok. Quella è la minimappa. Va bene. L'icona gialla sono io. E la direzione verso cui è rivolto. Ok. Va bene. Parliamo dell'obiettivo attuale. Come avrai capito, S ti indica esattamente ciò che Rex deve fare in un dato momento. Puoi visualizzarlo con ZR. Ok, ma non potevate mettermi ZR e R per visualizzare il robo? Che ZR è più comodo. Adesso ti sta dicendo di andare a far visita a Melolo al mercato centrale. Direi che puoi proseguire. Fammi vedere. Ah, quindi lo posso mettere e togliere. Va bene. Quindi ho visto che comunque tutti girano con un coso. Tutti girano con un vestito da sub. Come posso dire? Un abbigliamento, dai, per... per andare giù. There's still more than I give to non-friend. If you bring military supplies, then you get good price. Ah, però l'inglese lo parlano bene. Not keep for too much longer, methinks. So weaponry is hot item. Well, what friend think? I'll make it worth your while. I told you before. Stay away from that sort of thing. Okay, army? Oh, it's shame. Rex good salvager. Could be good way to earn pretty penny. Waste of talent, if you ask me. Ma noi chi siamo? I'll take your offer. 200 now, and you know what to do with the rest. Okie doodles. Sending money. Okie doodles. Corinne of Fonset Village, is right? Yeah. Corinne. It's a beautiful thing. Sending money home at such a Ah, okay. I touched. Wish my own dumb little pond did same. It's because Gramps doesn't charge rent. Hey. All right, I'm counting on you. Roger, pleasure doing business. Ho capito. Quindi c'è al villaggio Fonset c'è coso. C'è qualcuno, Corinne, della famiglia comunque. Esplora l'Argentum. Ok. La foto solo. Oddio. Salve. Hello, Matrix. For Punane, been a while. Rex looking high spirits. Ah, no, how say? Che voce c'ha sto coso? Been worse. So, you got something for me? New job maybe? Something like that. Ah, by the way.
Rex come from Fonset Village in Leftherian Archipelago, yes? Leftheria. Yeah, that's right. Leftheria, okay. You should go straight to boardroom of chairman. Ah, well, bene. What's going on? Chairman Banner asked for Rex by name. The chairman. Banner? Hey. Aspetta, Banner ha detto? Ragazzi, Banner, lo sapete chi è, vero? Banner era quello di Xenoblade. Era un altro Nopon. C'è qualcosa che devi sapere. Come controllo la visuale? Velocità manuale automatica. Ok. Sì, vabbè, non mi interessa l'automatica. Va bene, bla bla bla. Ormai la visuale è facile comunque. Finché non è troppo complicata, che ti dice sposta se clicchi, cioè finché non clicchi te non si sposta, quella non mi piace. Mi piace più così, che si muove liberamente quando vuoi. A posto. Va bene, Banner comunque è quello di Xenoblade Chronicles, eh. Non volevo dirlo, ma forse se è lui sempre, perché poi non si sa mai. Abbiamo qualche riferimento. Va bene, ragazzi. Penso che posso terminare qua il primo episodio, dato che sono a 23 minuti. Volevo giusto fare un episodio di introduzione. Ovviamente la trama si svilupperà meglio nelle prossime parti. Per cui termino qua l'episodio. Fatemi sapere cosa ne pensate. È inutile dire che comunque sono gasatissimo come non so cosa. E che probabilmente non uscirò di casa per i prossimi 2 mesi. Fatemi sapere se lo comprerete, se l'avete già comprato. In ogni caso, termino qua l'episodio. Ci vediamo al prossimo video, sempre su Xenoblade Chronicles 2. Qui da Ranulf è tutto. Ciao a tutti.